Cristian Vieri, prestanza fisica, grande determinazione, è un sinistro micidiale. Zingaro del gol, Vieri, dopo aver cambiato 8 squadre in altrettante stagioni, si ferma all'Inter e per 6 campionati rappresenta la principale bocca di fuoco nerazzurra. 143 presenze e 103 gol. Spesso limitato dai ripetuti infortuni, Bobogol nella stagione 2002-2003 stabilisce anche un altro record, diventando l'unico giocatore del calcio moderno ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A con un numero di gol superiore a quello delle presenze. 24 reti in 23 partite, con una media di 1,04 gol a partita. Alla vigilia del campionato, i tifosi nerazzurri vogliono dimenticare al più presto Ronaldo e Vieri si carica subito la squadra sulle spalle. Il primo gol alla prima giornata contro il Torino. Vedere per credere, l'assist del francese migliore in campo al Bobo Nazionale, che con questa rete da 3 punti può ritornare a sorridere. La giornata successiva, Vieri ruba la scena con un gol spettacolare. Lancio di 50 metri di Materazzi e diagonale al volo di destro che lascia impietrito il portiere della Regina. Alla terza giornata, Vieri si conferma in grandissima forma. Il Chievo, con Marazzina, prova a mettere paura all'Inter a San Siro. Ma dopo un quarto d'ora, Vieri ristabilisce l'equilibrio, chiedendo il triangolo a Recoba, prima di battere Lupatelli con un piatto sinistro. I due si organizzano e finalizzano così. Pareggio quindi di Vieri dopo 15 minuti. Vieri che va a segno per la terza volta consecutiva in questo campionato. Il raddoppio dal dischetto. Vieri prima si procura il rigore e poi trasforma dagli 11 metri. Il quinto gol alla quinta giornata nel derby d'Italia è il più rocambolesco della stagione. In presa diretta il pareggio sembra frutto della discesa di Toldo, ma la moviola mostra poi il tocco decisivo del numero 32 nerazzurro. Un gioco da ragazzi, il sesto gol, cross di Crespo e stacco solissimo al limite dell'area piccola. Pagliuca può solo raccogliere il pallone in fondo alla rete. Non possiamo parlare di spettacolo, perché l'Inter non ha... De spettacolo niente, però de grinta e voglia e carattere sì. Altrettanto semplice il settimo gol, che apre le marcature nella trasferta di Como. Contro cross di Emre e il tocco sotto porta di Vieri non lascia scampo a Brunner. Vieri si conferma implacabile anche alla nona giornata. Realizza l'ottavo gol e manda al tappeto l'Udinese. 2 giornate di stop e alla 12esima Vieri torna su medie incredibili, travolgendo il Brescia con un eccezionale poker e raggiungendo quota 12. Verticalizzazione, un invito a nozze per Vieri che aggredisce lo spazio e si invola. 1-0. Spunta nel mucchio la testa di Vieri ed è 2-0. C'è Vieri puntuale al colpo di testa. Serini sfiora soltanto 3-0. Crespo tenta la conclusione. Viene fuori un assist per Vieri che colpisce sporco e mette fuori causa Serini. 39esimo. Arriva a dicembre e il numero 32 nerazzurro è nuovamente vittima di un infortunio, rimediato in Champions, che lo costringe a riposo forzato. Distrazione del bicipite femorale sinistro. Quando torna in campo, però, torna ad essere il solito bomber devastante. Alla 17esima giornata, il 18 gennaio, Vieri fa 13 dal dischetto, siglando la rete della bandiera nel 4-1 rimediato a Perugia. Per recuperare il tempo perduto, la giornata successiva Vieri mette a segno l'unica tripletta stagionale. 2 gol, ribadendo in rete da 2 passi e un colpo di testa a mezzo metro dalla linea di porta. La giornata successiva Vieri apre le marcature col Torino e sale a quota 17. Battistuta e Vieri in aria, la palla non viene toccata da Battistuta, questo tocco di Mezzano, Vieri è lì, il gol dell'1-0, il gol numero 17 del centravanti in questo campionato, numero 98 in A.
Chi ama le reti spettacolari storce un po' la bocca, ma per vedere un Eurogol basta attendere la giornata successiva, quando a San Siro arriva la regina. C'è la storia di un guerriero, il migliore, che fa centro con regolarità impressionante e imprime tale forza e bellezza al suo tiro che questa rete resterà tra le più belle della stagione, anche se non è ancora la numero 100 in Serie A. Il 19esimo gol alla 21esima giornata contro il Chievo. Alla 22esima giornata la seconda doppietta stagionale. Vieri, nonostante la presenza di Batistuta, continua a far reparto da solo e, dopo aver disorientato i centrali del Piacenza, infila il portiere dal limite con un interno destro sul primo palo. Il raddoppio è un rigore in movimento grazie al tocco smarcante di Batistuta. Gli acciacchi si fanno sentire e Vieri torna a fermarsi. Il 15 marzo torna al gol con una doppietta, salendo a quota 23 dopo 25 giornate. Un imperioso stacco di testa e, dopo aver sbagliato un rigore, una nuova incornata in mischia sulla quale Ferron non può nulla. Avevo talmente freddo di battere che non ho nemmeno preso in corsa. Infatti ho schiacciato il pallone e mi sono fatto male anche la caviglia. L'ultimo gol il 6 aprile nello spettacolare 3-3 con la Roma. Contropiede dell'Inter con Di Biagio, che va a pescare proprio Vieri nel corridoio, guadagna qualche centimetro sulla corsa ad Aldair, importante per il pareggio di Vieri al settimo minuto, l'1-1, il 24esimo gol in 21 partite per il giocatore dell'Inter. Il campionato di Vieri però finisce qui, perché in Champions League rimedia un nuovo grave infortunio: distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Per la settima volta in 10 stagioni, il capocannoniere della Serie A si ferma a quota 24 gol. Nel caso di Vieri però rimane il rammarico per gli infortuni. Con queste medie, chissà dove sarebbe potuto arrivare Bobo Gol.